L'altra sera, mentre stavo montando l'ultimo gameplay di Resident Evil 4 Remake, che arrivati a questo punto io credo e spero voi abbiate già visto, mi chiama un mio amico e mi fa: "Oh, ma l'hai visto l'ultimo gameplay, l'ultimo trailer di Final Fantasy XVI?" Mi riferisco ovviamente a quello che è stato annunciato qualche tempo fa nella conferenza di Sony. Al che io gli ho risposto in tutta onestà, come sto facendo davanti a voi, che in realtà non l'avevo visto. Infatti, mi sembra che non abbiamo neanche parlato sul canale perché del gioco mi interessava veramente poco, come del resto mi interessava veramente poco della serie. Nonostante ciò, questo amico ha insistito e mi ha detto: "No, no, no, guarda, devi vederlo perché sembra veramente tanto interessante e sarà un gioco molto importante tra quelli che usciranno quest'anno." Al che io, lo ammetto candidamente, ho cercato di rifiutare, ho cercato di dire: "No, guarda, ho un impegno, devo fare questo, fare quell'altro", però questo mio amico è stato così insistente che alla fine, un po' per stanchezza, un po' per non sentirlo più parlare, ho detto: va bene, me lo vedo e poi ne parliamo." E per fortuna questo amico ha insistito e per fortuna che alla fine io ho ceduto, perché mi sono trovato davanti a un trailer che veramente mi ha stupito tantissimo. Arrivati a questo punto, credo sia importante andarvi a spiegare perché io fino a questo momento sono stata una persona un po' freddina nei confronti della serie di Final Fantasy, nonostante io capissi perché a molti potesse piacere. Il motivo è questo: Final Fantasy XIII. Ora, io non so se questo sia un titolo apprezzato dai fan della serie, se sia un bel titolo, se sia un titolo odiato. Io ricordo però che quando lo giocai avevo all'incirca 10-11 anni, io non so quando questo titolo sia uscito. Qui c'è scritto Final Fantasy XIII 2009-2010. Ora non so se effettivamente questa data si riferisca agli anni di produzione o a quando uscì il gioco. Sta di fatto che comunque io potrei averlo benissimo giocato qualche anno dopo, perché ricordo che all'epoca andavo ad acquistare i giochi in un negozietto sotto casa che non è che avesse poi le ultime uscite. In ogni caso, ricordo perfettamente che all'epoca il gioco non è che mi colpì tantissimo, non è che mi coinvolse tantissimo, sia perché non trovavo la storia e i personaggi così incisivi, così coinvolgenti, sia perché il sistema di combattimento non è che mi colpisse più di tanto. Era un GDR a turni, non che i GDR a turni oggi non mi piacciono, ma all'epoca li giocavo in modo un'antichia diversa. Tenete presente che all'epoca, quando giocavo Pokémon, per farvi capire, quello che facevo era andare a mettere i Pokémon le mosse con più attacco, quindi vi fa capire che io non è che giocassi proprio bene questo genere di giochi. A tal proposito, ricordo di essermi bloccato, perché questo gioco lo ammetto candidamente, l'ho droppato, a una boss fight in cui c'era un tizio biondino che combatteva contro due tizie con una ruota dietro la schiena. Ora, io credevo che questa parte di gioco fosse molto avanzata, ma per andare a realizzare questo video mi sono andato a documentare, a vedere dove era messa questa boss fight, ho scoperto che in realtà era all'inizio del gioco, quindi probabilmente la colpa se il gioco non mi è piaciuto è anche e soprattutto mia. In ogni caso, sta di fatto che colpevolmente, a questo punto posso dirlo, da allora mi sono allontanato dalla serie. Quindi questo Final Fantasy XVI per me sarà praticamente il primo Final Fantasy dopo il XIII, che però magari potrei anche decidere di giocarmi adesso per vedere se magari c'è qualche collegamento con questo XVI capitolo, anche se ne sono passati tanti e può essere pure che sia una castroneria e che sia una storia completamente nuova. E a proposito di storia, devo ammettere che la storia e l'ambientazione del gioco mi piace tantissimo, è molto cupa e c'è anche questa storia di questo fratello maggiore che deve salvare o prendersi cura del fratello minore, che è il portatore di questo mostro, di questa evocazione, che tra l'altro mi sembra abbia anche lui, perché anche lui può fare queste evocazioni, quindi non lo so perché questo fratello sia più speciale di lui, magari la sua evocazione più speciale, più importante, oppure questi evocatori sono tenuti in grande considerazione dai vari paesi, quindi lui deve tenere il fratello al sicuro fin quando non sarà autosufficiente? Boh, non lo so, queste cose magari me le saprete dire voi, se siete fan della serie. Oltre alla storia, ovviamente, ad avermi colpito è stato anche il gameplay, un gameplay che io ho trovato molto più interessante rispetto a quel che io ricordassi fosse quello del XIII capitolo. Non perché, voglio ripetere, voglio sottolinearlo, ad oggi non mi piacciono i giochi di ruolo a turni, tutt'altro. Altro, a me i giochi di ruolo a turno piacciono tantissimo, ma diciamo che io mi trovo molto più a mio agio con uno stile di combattimento più action. E questo nuovo, non lo so, ditemelo voi, stile di combattimento di Final Fantasy XVI mi è piaciuto tantissimo, sia per quel che riguarda i combattimenti con gli esseri umani, sia per quel che riguarda i combattimenti con questi mostri, con queste evocazioni, con queste creature che non so se, magari la mia immaginazione, mi hanno ricordato un pochino gli stand di JoJo. Poi magari è una mia fesseria, magari se voi siete più addentro alla serie, la giocate da più tempo, sapete se
magari i sviluppatori all'inizio si sono anche ispirati a questo tipo di immaginario. Così come mi è piaciuta tantissimo l'intuizione, se così la vogliamo chiamare, di farci vivere la storia del nostro protagonista in vari momenti della sua vita. In questo modo, credo, voglio sperare sia così, potremo assistere non solo all'evoluzione della sua personalità, ma anche all'evoluzione del suo stile di combattimento, passando dai primi combattimenti in cui ha uno stile di combattimento un po' abbozzato fino ad arrivare al momento in cui è un combattente formato in tutto e per tutto. Degna di nota è poi la mappa di gioco, quella in cui in sostanza andremo a scegliere le missioni primarie e secondarie da eseguire, che mi ha ricordato tantissimo quelle mappe che si vedono nei film con un tema medievale in cui si piazzano le bandiere per decidere come attaccare e quale strategia utilizzare. L'unica cosa che un po' mi dà dei dubbi è l'elemento GDR, perché a me non piacciono tantissimo gli action GDR, soprattutto quando questo action GDR si limita semplicemente alla componente parametrica, senza la possibilità di influire con le proprie scelte sulla storia, sia principali che secondarie, se ci sono missioni secondarie. Quindi voglio capire come questo elemento GDR sarà gestito all'interno del gioco. Magari se voi siete addentro alla serie di Final Fantasy da più tempo e mi sapete rassicurare da questo punto di vista dicendomi che so che l'elemento GDR è presente anche nelle scelte, io ne sarò ben contento e ben felice, anche perché a quel punto sarei più che disposto a soprassedere sopra una componente GDR dal lato parametrico, che a me non è che faccia poi così tanto impazzire all'interno dei videogiochi. Anche perché il combat system del gioco, almeno per quel che si è visto, poi ovviamente bisognerà provarlo pad alla mano, mi è sembrato essere molto veloce, dinamico e divertente. L'unica cosa che farò magari per quel che riguarda il combat system sarà cacciare questi numerini, perché secondo me vanno a rovinare un pochino la pulizia dell'immagine, vanno un pochino a sporcare quella maestosità di ambientazione che io ho visto all'interno di questi trailer. In conclusione, questo video è servito a me e spero anche a voi a ricordare che molto spesso, anzi sempre, bisogna cercare di andare oltre quelli che sono i propri habitus, i propri bias cognitivi, per cercare di avere delle esperienze, di vivere delle esperienze molto diverse da quelle che si è abituati a vivere, senza basarsi su quelli che sono i propri preconcetti, le proprie abitudini passati, cioè nel senso: questo tipo di gioco non mi piace, questo tipo di serie non mi piace, allora non mi interesso più alla serie, non mi interesso più al gioco. Perché molto spesso possono esserci delle eccezioni, oppure può esserci quella chiave di volta che ci fa comprendere e apprezzare una determinata produzione o una determinata esperienza. Ovviamente con questo mi riferisco a esperienze anche extra videogioco. Tra l'altro questa è una cosa che mi era già capitato con Returnal, nel senso che anche all'epoca Returnal mi interessava pochissimo. Poi dopo aver visto un paio di trailer, un po' di gameplay in maniera più approfondita, ho compreso che poteva essere un gioco molto valido, tant'è che l'anno in cui uscì addirittura io gli diedi il premio, se di premio si può parlare, di gioco dell'anno. Fu il gioco, insomma, che mi piacque di più quell'anno. E niente ragazzi, con questo il video di oggi si conclude qui. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di quel che abbiamo detto all'interno di questo video e cosa ne pensate di Final Fantasy XVI, e se avete anche tra l'altro qualche gioco della serie che secondo voi è importante recuperare prima dell'uscita del gioco. Alla prossima!